Allora, lascio la parola al professor Gabrino che introduce i prossimi relatori. Grazie mille. Grazie. Grazie davvero per questa occasione. Io direi intanto, se i relatori vogliono cominciare a accomodarsi al tavolo, Silvi Formen è vice direttore generale UAIFO, che ringraziamo moltissimo, e poi via via Giorello. C'è un posto, quindi. E poi a seguire Ragonisi, quindi c'è Costa e c'è un video. Prego. Entriamo allora sui contenuti. Ah, e dunque, no, c'è posto anche per Ragonisi, perfetto. Così siamo tutti intorno alla parte. Il tema è di quelli forti, cioè siamo davanti a una svolta, potremmo dire, epocale, perché Silvia Costa ci ricordava in un post che non è l'ultimo atto ma il penultimo atto, perché l'ultimo atto sarà poi la plenaria, giustamente la politica che poi rivendica il governo delle scelte normative che poi ricadono sui paesi membri dell'Unione Europea. E quindi ci sta ancora una fase in cui ci saranno delle messe a fuoco dei testi normativi. Ma proprio perché siamo arrivati in dirittura finale, un convegno del genere è preziosissimo. È preziosissimo intanto perché abbiamo intorno al tavolo i maggiori addetti lavori del tema, che possono spiegarci, anche dal loro punto di vista, delle istituzioni che rappresentano, quali sono gli obiettivi di questa direttiva. Già il direttore generale li ha disegnati in maniera esemplare, ma il tema di fondo è che in un mercato unico che richiama l'idea dello sviluppo, dell'integrazione e della diversità culturale, abbiamo dei paesi che hanno velocità diverse proprio con riferimento ai temi autoriali, intanto per il loro patrimonio, perché abbiamo, questo non ce l'ha nessuno al mondo, gli altri 27-28 paesi dell'Unione Europea non hanno una cosa del genere. E quindi che cos'è la specificità italiana rispetto al diritto d'autore? Qui non si parla di diritto d'autore? Come se non si parla di diritto d'autore? Perché sebbene ovviamente queste siano opere, diciamo così, fuori diritto dal punto di vista tecnico, se ne rivendica in capo all'amministrazione pubblica, qui c'è un dibattito molto importante e aperto, perché è il soggetto che conserva, preserva questi beni ai fini di una fruizione. Non solo, ma tutta la parte di una rielaborazione per renderla ancora più fruibile alle nuove generazioni, che ormai i figli adolescenti, lo ricordo sempre, lavorano solo su questo, non hanno la possibilità di sfogliare i libri, purtroppo si annoiano, e quindi o siamo noi che andiamo incontro a loro con le nuove tecnologie e i device, ma per fare questo c'è tutta un'opera di rielaborazione, di mediazione culturale, di comunicazione attraverso le tecnologie di quei contenuti che sono ovviamente contenuti unici. E questo un po' fa frizione nel mondo del copyright, perché si ritiene che talvolta lo sviluppo, l'innovazione tecnologica possa rappresentare un depauperamento di un patrimonio che è unico per molti dei paesi dell'Unione Europea, per non parlare poi tutto il comparto dell'arte contemporanea, il tema che riguarda la discografia, il tema che riguarda l'industria musicale, la letteratura, anche il software per certi versi, visto che la scelta italiana è stata quella di ancorarlo al copyright e non piuttosto all'innovazione o a una ipotesi virtuale. Allora, davanti a questo scenario, io ritengo che oggi siamo ad un passo da un'approvazione finale, e però, siccome c'è ancora un tragitto da fare insieme, potrebbero emergere da questo tavolo alcune segnalazioni di aporie, contrasti, poca funzionalità di alcune norme che siamo ancora in tempo, nei limiti del possibile, di aggiustarle. E da questo punto di vista ritengo che potrebbe essere, anche in particolare grazie alla tavola rotonda pomeridiana, dove avremo gli attori in campo, e quindi coloro che poi quotidianamente si confrontano con le norme, con le tutele, con gli strumenti, di avere, immagino poi che si costituiranno anche gli atti di questo convegno, un bel vademecum da lasciare poi al legislatore europeo
per identificare gli ultimi problemi su quali confrontarsi, proprio perché, come ricordano giustamente forse di orgoglio i parlamentari europei, poi saranno loro chiamati a dire la parola finale di una composizione di interessi. Allora, in questo senso, io davvero lascio con grande piacere la parola di questo inizio di tavola rotonda di Forvin, che è vice direttore generale Wipo, la quale ci parlerà delle prospettive globali di tutela del copyright. A lei la parola.